Ieri una mia amica nella chat degli amici, del gruppo degli amici, ha mandato una foto dove mostrava che la sua azienda, per l'azienda per cui lavora, gli ha mandato una mystery box, un pacco segreto, e contenente ingredienti, strumenti da cucina, e ci sta facendo vedere che con un cuoco in diretta, in streaming, stavano cucinando tutti in gruppo, tutti assieme, con i suoi colleghi, delle ricette. Stavano sostanzialmente facendo un team building a distanza. In chat è partita un po', poi alla vista di questa cosa, in chat è partita una discussione. Quattro battute, nulla di che. Però è partita una discussione riguardante il fatto che questa cosa funzioni e che alla fine roba di questo tipo, attività extra di questo tipo, le possono voler fare unicamente le grandi aziende, le grandi multinazionali. E trovo che sia una frase sbagliatissima. Il fatto che la carrozzeria De Maglio e figli non faccia questo genere di attività non vuol dire che non le faccia perché non se le può permettere, o non le faccia perché alla fine secondo lui non funzionano. Non le fa semplicemente perché non è pronto questo genere di attività. La carrozzeria sotto casa. Per applicare questo genere di idee differenti, devi avere la mente aperta. Non è tanto la quantità di dipendenti o quanto grande l'azienda. Alla fine quello che fa la differenza è l'apertura mentale che hai che te, proprietario dell'azienda, a questo genere di attività. Perché un'attività di team building serve per le persone. E le persone, sia che lavorano dalla Cantacessi Corporation, sia che lavorano in Google, sono le stesse persone. Cioè le persone non cambiano, sono persone. Attività di questo tipo funzionano sia in aziende piccole che in aziende grandi. Quello che fa la differenza è che il proprietario dell'azienda deve decidere, deve convincersi, deve essere in grado di comprenderne i benefici. Perché se ne comprende i benefici, attività di questo tipo sono fantastiche, sono incredibili, aiutano molto ad aggregare le persone, aiutano molto a creare quello spirito che serve poi a migliorare le performance sul lavoro. L'ho trovata un'idea geniale, l'ho trovata veramente una bella idea fare team building di questo tipo, perché poi non si può più fare, cioè in questo periodo fare team building può diventare complesso e anche pericoloso sotto un certo punto di vista per via del Covid. Si sono inventati la genialata di spedire a casa chi lavora smart working, ovviamente, queste mystery box. E attraverso un collegamento virtuale, una camera virtuale, hanno cucinato assieme con un vero chef, con tutti quanti che si vedevano mentre cucinavano. Io l'ho trovata una cosa molto fatta molto bene, una cosa veramente geniale che consiglierei a qualsiasi attività commerciale. Però giustamente è la testa che fa la differenza, è la mentalità con cui ti approcci a queste cose che fa la differenza.